Bentrovati con le notizie di sport di ETV Marche, edizione che apriamo parlando di calcio perché si è completato ieri sera il turno numero 8 per quello che riguarda le marchigiane nel girone B del campionato di Serie C. Due posticipi in programma, uno di questi ha visto la Vispesaro scendere appunto sul rettangolo verde, Vispesaro che ha pareggiato come vediamo nei risultati 0-0 in casa del Pescara. Nell'altro posticipo il Pontedera ha battuto il Rimini 4-0, si completerà per davvero il quadro il 2 di novembre con il match posticipato tra Olbia e Pineto, e poi ci sarà da recuperare anche la gara tra Lucchese e Juventus Next Gen. Intanto torniamo però sullo 0-0 senza reti, ma un punto che pesa, quello della Vispesaro raccolto ieri sera all'Adriatico di Pescara. Vediamo. Il Pescara di Zeman sbatte contro l'impenetrabile muro della Vispesaro e non approfitta dei pareggi in questa ottava giornata di Serie C di Torres e Cesena. Allo stadio Adriatico il copione della gara è chiarissimo fin dai primi minuti, con i padroni di casa che fanno la partita mentre i vissini provano a far male agli avversari in ripartenza. Proprio un contropiede portato avanti da De Vrijs è la prima occasione della gara, ma Brusco, con un grande intervento in scivolata, mura la conclusione dal limite dell'americano. Dall'altra parte invece è Ceccacci, una decina di minuti più tardi, che si immola sulla conclusione a botta sicura di Cuppone in area, salvando la propria porta. Il Pescara non riesce a trovare spiragli nella difesa ospite e quando lo fa spreca malamente, come quando Merola, tu per tu con Polverino, calcia con il piede debole non trovando lo specchio della porta in chiusura di primo tempo. Stesso spartito anche nella ripresa, ma il risultato non cambia, anche se il portiere della Vis è bravo in più di un'occasione a negare la rete ai Delfini. La partita finisce così senza reti e dopo Torres e Cesena anche la squadra di Zeman pareggia, non riuscendo nell'aggancio al secondo posto dei bianconeri e lasciando invariato il distacco dalla vetta. Grande prova difensiva invece per la Vispesaro di mister Banchieri, che ha retto alla grande le offensive avversarie. I vissini, dopo il loro terzo pareggio consecutivo in campionato, rimangono comunque in zona play-out, ma guadagnano un ottimo pareggio su uno dei campi più difficili del girone B. La classifica del girone B vede in testa la Torres con 22 punti e poi il Cesena con 19, quindi il Pescara con 17, poi Carrarese 16, Perugia 14, la prima delle marchigiane è la Recanatese con 13 punti, 12 per Lucchese Gubbio, 11 per il Pineto Pontedera, 9 punti, 8 per Spal, Virtus Entella, Olbia, Arezzo e Ancona, 7 per la Juventus Next Gen, Vispesaro e Fermana a quota 6, Sestri 5, chiude la classifica il Rimini a quota 4. Si diceva per l'appunto del sesto posto della Recanatese con 13 punti conquistati, frutto anche delle tre vittorie consecutive, l'ultima delle quali domenica in casa. 2-0 all'Arezzo, le parole di mister Pagliari. I ragazzi mi hanno fatto un grande regalo di compleanno, però l'hanno fatto anche domenica scorsa, me lo fanno sempre ogni giorno quando si allenano, che si allenano sempre a 2000 all'ora. E io ho sempre detto che questo gruppo è un gruppo per certi versi fantastico, con tutti i difetti, i limiti che ci abbiamo, però c'è sempre un grande cuore, grande intensità, e ci abbiamo anche qualità perché abbiamo fatto due gol di categorie diverse da questa, gol bellissimi, però ripeto, la disponibilità di tutti è il regalo più grosso che mi fa questo gruppo. E ci ha fatto sudare perché è una buona squadra, ci ha salvato un paio di volte Medi, che è stato strepitoso. È una squadra che gioca a calcio, sa quello che vuole, ma io a Paolo Indiani lo stimo, è un amico, lo sapevo benissimo, perciò è normale che per vincere queste partite devi soffrire e saper soffrire, perché ripeto, non vedo in questo campionato una squadra che sia al di sotto delle qualità di una Lega Pro. Quest'anno veramente ci sono squadre forti, veramente forti. È un segnale importante, sono tre punti, il campionato è lontanissimo, è lunghissimo e l'obiettivo nostro è sempre molto lontano. Dobbiamo migliorare su tantissime cose, su certi scivolamenti, ma questo è un modulo che non è che abbiamo fatto tanto, sono 15 giorni, 10 giorni che ci lavoriamo, bisogna meccanizzare alcune situazioni in campo, però io ripeto, quando vedo questa voglia, questo entusiasmo di chi entra anche per un quarto d'ora, Seneghiesi, Lippari, il ragazzino, Giovanni, Canonici, io sono contento, insomma, dopo si deve migliorare, si può migliorare in qualsiasi squadra. Sono due buoni giocatori, insomma, sono giovani, io cerco di insegnargli alcune cose, questo è un gol che proviamo spesso in allenamento. Non c'era quasi riuscito quasi mai, invece oggi penso che sia veramente d'applausi, ma
oltre al fatto dei gol e di saper giocare a calcio, la disponibilità e l'umiltà con cui si approcciano al gruppo, questa è la forza, perché ci sono tanti giocatori forti in questa categoria, ma per la Lega nel tennis io penso che loro due siano il top. Una situazione meno facile è quella che sta vivendo invece l'Ancona dopo la sconfitta di Carrara, arrivata in 10 per poco più di un tempo, insomma, e con 7 minuti di recupero allo scadere. Una sconfitta per 1-0 che allunga, insomma, la striscia non positiva di risultati, una classifica che piange. L'amministratore delegato, però, Roberta Nocelli, ieri ha ribadito la fiducia a Donadel, intervenendo alla trasmissione di Radio Tua Punto Biancorosso, ha detto: "Siamo tutti dispiaciuti, io per prima, noi dirigenti ne abbiamo parlato diffusamente. Se oggi però non abbiamo comunicato nulla, vuol dire che la società non ha deciso di cambiare allenatore." Sul tema del ridimensionamento eventuale che sta vivendo la società biancorossa, la Nocelli ha detto: "Un presidente che sta per investire 2 milioni di euro soltanto per acquistare il terreno per la costruzione del centro sportivo, cosa che farà a gennaio, non vuole certo la sua squadra che retroceda. Tionghi inoltre investe 5 milioni e mezzo nell'Ancona e vuole che arrivino anche i risultati. La società, come ho detto all'inizio dell'anno agonistico, progetta la promozione in 3 anni. Vi assicuro", conclude la Nocelli, "che il monte ingaggi è lo stesso o quasi dello scorso anno. Anzi, con l'acquisto di Cella siamo andati anche oltre. Spendiamo qualcosa in più come staff tecnico perché abbiamo un altro allenatore a libro paga." Le voci però sulla posizione, sul futuro di Donadel si sono rincorse per tutta la giornata di ieri, e non è detto, insomma, che un eventuale ulteriore passo falso non possa rimettere in discussione queste parole e questa sorta di comunicato da parte dell'amministratore delegato, appunto, biancorosso, Roberta Nocelli. Donadel, che intanto ha commentato così domenica il KO di Carrara: "La partita, ovvio, vieni a Carrara, non puoi pretendere di dominare 90 minuti. Abbiamo dovuto giocare con coraggio, e quando giochi con coraggio, andando avanti, lo facciamo spesso, e qualcosa dietro puoi concedere, ma sono venute due occasioni su un cross, mi sembra, e in un tempo e su un contropiede, su Acciolo, che sta anche da vedere la posizione, se è regolare, e per il resto non abbiamo sofferto niente, e abbiamo creato qualcosa, qualche tiro, qualche bella ripartenza. È stata una partita bella, battagliata, poi rovinata da qualche scelta, così io capisco la direzione di gara, ma non so dire le ammunizioni dopo 20 minuti per un fallo laterale, cioè cosa fa? Il mio giocatore perde tempo dopo 20 minuti, mi sembra assurdo, ci vuole un pochino più di, non so, elasticità. sì, di capire un po' i momenti, cosa facciamo, però poi secondo tempo sì, ovviamente abbiamo avuto del tempo per lavorare in questo periodo, lavoriamo anche su queste situazioni, quindi siamo pronti a trasformarci se andiamo sotto, se gli altri vanno sotto di nuovo, e sapevamo cosa fare, ragazzi hanno reagito subito. La cosa bella è stata che nei 3 minuti del fine primo tempo abbiamo avuto due occasioni subito, anche in 10, quindi vuol dire che i ragazzi ci sono, hanno sofferto. Non so cosa dire, non so se è il periodo, se siamo noi, qualcosa c'è da rubare, che abbiamo perso, però porto via tanto tanto spirito, tanto tanta voglia dei ragazzi, e più sensazioni positive che negative da una trasferta comunque difficile. Sono, come ho detto prima, abbastanza contento perché gli unici due tiri che ci immaginiamo negli occhi della Carrarese puliti secondo tempo sono quelli che erano fuori gioco, quello di Simeri, di Palmieri con la testa, dopo una respinta, e quello di Simeri, quindi il resto sono tiri da fuori, sul cross, quando sei uno in meno devi giocare così. I ragazzi hanno dato tutto, abbiamo battuto tanti calci d'angolo, abbiamo tirato in porta, abbiamo fatto delle ripartenze pericolose, Martina, Spagnoli, la palla di Gaviola, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Purtroppo i 6 minuti sono diventati 8, e il giocatore che prende la botta in testa, prima non si ferma il gioco, poi non si fa entrare fino a fine partita, così, per decisioni prese, e continuiamo ad accettarle con i gol di mano, con i rigori netti, e andiamo avanti. Probabilmente la chiamiamo la sfortuna, gira, e ci succederanno, diciamo, alla lunga. Noi siamo in chiusura, vi ricordiamo come di consueto che le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito www.tvmarche.it, ma anche sulla nostra pagina Facebook di Attivo. Grazie ovviamente per l'attenzione e l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.